Questa top è la personificazione del significato di basta che se ne parli, che poi in realtà mi chiedo anche se delle strategie di marketing come queste non suscitino in effetti degli effetti, bello, proprio a livello economico, perché hai una risonanza tale dovuta alla tua stupidità, ma comunque ce l'hai, che molta gente arriva a conoscerti, quindi è brutto da dire, ma probabilmente funziona. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 5 più 1 special delle peggiori strategie di marketing per pubblicità. Un gioco in uscita mai viste e sentite. Alla numero 5 incominciamo con proteste e deliri per finta alle 3 e al Comic Con. Partiamo con la Yay, così bam bam, tanto per scaldare i motori alla svelta. Se i nostri amici mettono microtransazioni ovunque oggi, c'è un motivo. Hanno capito che è l'unico modo per guadagnare soldi, visto che al settore marketing e poracci sono disperati. Perché questo, sì, si rivelò un fallimento. Parliamo dell'uscita di Dante's Inferno nel 2010, in occasione della quale la Yay organizzò con alcuni suoi dipendenti una finta manifestazione di falsi preti e infervorati religiosi davanti alla sala di presentazione del suddetto alle 3, protestando contro i contenuti, dicevano, semi-satanico infernali del gioco, cosa che portò alcuni veri gruppi religiosi ad accorgersi di tali proteste e dire: sapete che? Hanno ragione, protestiamo anche noi. No, scusate, noi stavamo scherzando. No, mio figlio non giocherà a queste porcherie luciferine. Bene, visto il fallimento, tempo dopo al Comic Con di San Diego ci riprovarono, al contrario però, pubblicizzando il gioco con cartelloni che spronavano il pubblico a commettere atti impuri e lussuriosi, scattandosi foto con le, e sto citando testuali parole, ragazze più strafiche dell'evento. Chi ne avesse collezionate di più alla fine avrebbe vinto una cena, una serata e, ricito anche qui, puntini puntini puntini, molto di più con la ragazza più gnocca. Alla numero 4, Splinter Cell. Però davvero, prima comparsata della Ubisoft, che troveremo anche più avanti ovviamente. E quindi sapete come si pubblicizza un gioco di mezza azione, diciamo, in cui si uccide anche diversa gente? Beh, con della mezza azione però nella vita reale. Cioè vai con una pistola in un bar di Auckland in Nuova Zelanda, minacciando i clienti e facendo però soltanto alla fine finta di volerli uccidere, perché tada, getti la pistola giocattolo e urli: è tutto uno scherzo. E la Ubisoft è lieta di annunciarvi l'uscita di Splinter Cell. Perché nel mentre lo devi spiegare alla polizia, che è stata chiamata subito sul posto ad armi spiegate per fermare un possibile atto di terrorismo. Sai com'è? Questa storia è vera. Non chiedetemi come sia possibile, ma lo è. E la Ubisoft si difese dicendo che aveva rigirato il marketing a un gruppo a parte, che a sua volta l'aveva rigirato a terzi, non sapendo che sarebbero state usate delle pistole. E alla numero 3, non sai come chiamare il tuo bimbo? Facile! Chiamalo Turok, come il gioco dei dinosauri. Turok, bello, cattivo, duro. Durok, anzi. Papi, perché mia sorella si chiama Rose? Perché a tua mamma piacciono le rose, figliolo. Oh, grazie, papi. Di niente, Turok. E io perché mi chiamo Turok? Beh, perché è molto semplice. Io e la mamma avevamo bisogno di $10,000 e siccome la Acclaim li regalava a chiunque coglione avesse avuto l'ardore di chiamare all'anagrafe il proprio nascituro, anzi, nasciturok, Turok, appunto, in quella finestra di tempo pre-release abbiamo deciso che, ecco, Turok Smith sarebbe stata una buona scelta. Caro il mio Turok, è quasi geniale, devo dire, e credo che la Clay mandò con questa promozione proprio perché tempo prima, per l'uscita sempre di Turok in Inghilterra però, avevano avuto un ritorno enorme di pubblico regalando 766 sterline e un Xbox a tutti coloro che si fossero fatti cambiare loro il nome all'anagrafe in Turok. E alla numero 2, quella bomba di Watch Dogs, letteralmente, nel senso della bomba. Ubisoft ritorna ben prima che la gente si accorgesse che il gioco promesso non era esattamente bellino quanto quello presentato, il resto è storia. Ma lo è anche come decisero di pubblicizzarlo. In Australia, a sto giro, mandando 3 persone a portare una cassaforte lasciata all'entrata di una redazione giornalistica, la 9MSN, locale. Cassaforte che viene presa da un dipendente che percepisce e sente uno strano ticchettio proveniente dall'interno. Inizia a urlare che hanno messo una bomba nella sede. Arrivano polizia, pompieri, artificieri, aprono la cassaforte che si scopre contenere 10 copie di Watch Dogs e un orologio messo lì a simulare le lancette di un esplosivo. Voi capirete che la Ubisoft, dopo un secondo, venne denunciata. E in tutto questo il bello è che quel giornale in particolare non aveva nemmeno una sezione in cui si occupava di videogiochi. E alla numero 1, Kratos, vino e budella di capra. Sembra proprio il terzetto perfetto per una serata indimenticabile, no? No, la Sony allo show del PlayStation Magazine mise proprio di impegno per organizzare un festino memorabile in vista
data dell'uscita di God of War 2, promosso con tanto di donzelle in topless e un tizio particolarmente nerboruto vestito simil Kratos che, nella parte VIP dell'evento, servivano vino in coppe avvolte da budella di capra in una sala chiaramente adornata da teste di vere capre decapitate, spero quantomeno non apposta per l'occasione, perché ecco, essere una capra e allora già morire non è che sia il massimo, ma sapete, morire per un evento in cui gente avvolta da frattaglie sorseggia vino rosso dicendo sembra proprio interessante questo gioco su un semidio greco pluriomicida. Lo proverò. Questo magari, se sei una capra, ti fa un pochino girare i coglioni, no? E alla numero più uno special, i morti e come renderli utili di nuovo. Shadowman 2 trovò la soluzione a suo tempo nel 2002, quando per vendere questo ormai dimenticato gioco, di nuovo la Acclaim, tanto alla fine gira che ti rigira sono sempre quelle due o tre, promise altri soldi, e la loro tattica speciale evidentemente, a famiglie, io sul serio raga non sto scherzando, è tutto vero, famiglie bisognose dell'Inghilterra, alle quali appunto venivano promessi questi danari per apporre in cambio delle piastrine pubblicitarie con immagini e nome del gioco al cimitero sulle tombe dei propri cari deceduti. Cioè voi pensate, scusatemi di andare, pensate a, che ne so, una mamma che porta un bimbo al cimitero, tipo, non lo so, andiamo a trovare il nonno, no? Il bimbo non ci vuole andare perché a lui non piacciono i cimiteri, però la mamma ce lo porta per forza, alla fine gli dice: guarda figliolo, beh, siamo venuti qui a, diciamo, a pregare che riposi in pace il nostro caro nonnino, e grazie a lui tra l'altro stiamo anche guadagnando tipo $10,000, perché come vedi, ecco che uscirà tra molto poco Shadowman 2, figliolo, se vuoi te lo compro appena torniamo a casa. Ringrazia il nonno perché come vedi Shadowman 2 della Claim sta...